Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì acqua e sangue. Così Giovanni, l'apostolo presente sul Golgota, racconta come gli esecutori del Nazareno si accertarono della sua morte. Questo episodio del Vangelo trova conferme in un nuovo studio comparato su due reliquie che la tradizione accosta alla crocifissione di Gesù. Secondo un'indagine compiuta in Spagna dall'Università Cattolica della Murcia, la Sindone di Torino e il sudario di Oviedo hanno avvolto il cadavere della stessa persona. Un uomo a cui fu inferto un colpo dopo essere spirato. Gli studi sono stati portati avanti dal gruppo di medicina legale guidato da Alfonso Sánchez Hermosilla, sindologo, professore universitario. Non solo, tra i due teli in lino si riscontrano analogie nella composizione tessile e nella presenza di pollini e contaminanti organici e inorganici, ma oggi si notano altre coincidenze che portano gli esperti a non avere dubbi. Entrambe le reliquie sono state a contatto con lo stesso corpo. La novità più rilevante è quella che riguarda appunto la ferita sul costato. Nel sudario, conservato nella Camera Santa della Cattedrale di San Salvador di Oviedo, fazzoletto che avrebbe coperto il volto di Gesù dopo la sua deposizione dalla croce, tra le varie macchie di sangue se ne è individuata una che può essere stata provocata solo attraverso un colpo al torace. Una macchia che morfologicamente è simile a quella presente sul costato destro dell'uomo della Sindone. Tutte e due le tracce rimandano ad un unico scenario. La persona era in posizione verticale quando subì il colpo tra il quinto e il quarto spazio intercostale, vicinissimo alla colonna vertebrale. Dalla ferita uscì lo stesso sangue, gruppo B, e liquido pleuropericardiaco. Un unico colpo quando l'uomo era già morto, proprio come racconta Giovanni.